Vediamo il legame che c'è tra i coefficienti di un qua non, nel titolo del paragrafo non è co i coefficienti di una diciamo di un trinomio di secondo grado e non deve essere per forza un'equazione, mo infatti chiarirò meglio sta cosa, però chiaramente si applica anche l'equazione e le sue soluzioni. Qui invece l'equazione associata, cioè voglio dire il trinomio poteva essere questo, no? Meno 5, e quindi può essere, insomma, c'è un legame tra come poi potrà essere scritto in modo fattorizzato e la sua equazione associata, perché se c'è un trinomio di secondo grado c'è sempre un'equazione associata, basta che scrivo uguale a 0, ok? Quindi anche se quella è semplicemente un'espressione. Ma torniamo appunto, ho preso un esempio dal libro proprio. Il legame, cioè intanto iniziamo a dire un'equazione, no? È ax quadro più bx più c uguale 0, ok? Noi dobbiamo, dette le soluzioni x1, x2, ovviamente se esistono, ricordate, esistono sempre le soluzioni? Quando andiamo a svolgere un'equazione di secondo grado, no? Meno b più o meno radice b quadro meno 4ac, se dentro quella radice b quadro meno 4ac viene in qualcosa di negativo, radice di meno 3, è evidente che le soluzioni non esistono, ok? Quindi è ovvio che in quel caso non c'è un legame tra i coefficienti a, b e c e le due, scusate, e le due soluzioni, perché non esistono soluzioni. Però anche lì abbiamo un'informazione, cioè che quell'equazione è, come dire, non ha soluzioni, quindi quel polinomio, se invece lo vediamo come polinomio, si dice che è irriducibile, cioè deve rimanere così, non posso riscrivere in maniera diversa. Ok? Qual è il legame? Chiaramente c'è una piccola dimostrazione che può essere fatta per dimostrare quello che mo invece vado a scrivere. Cioè, se noi abbiamo l'equazione, quindi ax quadro più bx più c uguale 0, e x1 ed x2, dicevo, sono le soluzioni, ribadisco, se esistono, perché se non esistono è chiaro che parliamo del nulla. Se chiamiamo S la somma delle soluzioni, e P, secondo voi, che vi fa ricordare? La differenza, il prodotto. Ok? Quindi diamo queste due lettere. La somma delle soluzioni che ribadisco noi non conosciamo, anzi questo legame ci permetterà di trovarli x1 e x2 senza scomodare l'equazione di secondo grado, no? La soluzione classica, meno b più o meno radice, ok? Quindi se chiamiamo S la somma delle soluzioni e P il suo prodotto, il loro prodotto, scusate, noi nel termine che abbiamo qui praticamente il termine in B, prendiamo il caso in cui però A sia 1, ok? Poi vedremo di estendere questa cosa, quindi scusate se tolgo l'A, quindi perché poi estenderemo quando c'è un A generico, ovviamente, che sempre si può fare. Però nel caso in cui A sia 1, il termine B che cosa rappresenta? Praticamente lì c'è non la somma delle soluzioni, ma meno la somma delle soluzioni. Il termine C invece sarà che cosa? Il prodotto delle soluzioni. Quindi questo, ripeto, vale quando il coefficiente di x quadro, diciamo, vale 1. Quindi nel termine in x abbiamo meno la somma delle soluzioni. Nel termine noto abbiamo il prodotto delle soluzioni. Ma con un esempio, se mi fate fare l'esempio lo capirete. L'esempio qual era? X quadro meno 4x meno 5. Allora, noi abbiamo x quadro meno 4x meno 5 uguale 0. Va bene? Che ho detto sopra? Che S, anzi meno S, perché qui c'è meno S, quanto vale? Dove sta meno S? Vale meno 4, o non la X, vedete, meno S per X.
Ok, quindi vale meno 4. Il prodotto è questo qui, il termine noto. Quanto vale? Meno 5. Mo, se meno S vale meno 4, quanto vale S? 4. Vale 4. Il prodotto è meno 5. Noi dobbiamo cercare due soluzioni, x1 e x2, la cui somma fa 4 e il cui prodotto fa meno 5. Ok? Ma quali possono essere i numeri? Vediamo un po'. Quindi noi dobbiamo cercare x1 e x2. Va bene? Pensiamo al prodotto. Beh, per avere prodotto meno 5, quali possono essere, secondo voi? O parliamo di soluzioni intere, perché se qua fossero frazioni, tutto ciò che stiamo dicendo crolla, ovviamente, perché non... Però se, come dire, x1 e x2 saranno soluzioni intere, il prodotto meno 5 come lo possiamo ottenere con degli interi? Oh, 2 e meno 3? Il prodotto fa 6. Praticamente i papabili sono 5 e 1, ma può essere meno 5 e 1 o 5 e meno 1, non vi pare? Perché il prodotto deve fare meno 5. Però che c'è scritto nella somma? La somma quando deve fare? 4. Quindi chi sono? Quindi le possibili coppie erano o queste due, cioè x1, x2, o queste altre due, x1 ed x2. Ma quale di queste due ci dà come somma 4? Partiamo dalla prima. La prima qual è la somma? Meno 5 più 1, quando fa? Fa meno 4. Quindi non va bene. La seconda, 5 meno 1, 4. Quindi quali saranno i due valori? 5 e meno 1. Perché abbiamo fatto tutta sta storia? Perché uno dice, sì, ma siamo partiti da sta cosa. Sappiamo che nel coefficiente della x c'è meno la somma delle soluzioni. Nel termine noto c'è il prodotto delle soluzioni. Vedete, facendoci dei calcoli, ora faremo altri esempi. Siamo riusciti, notate, senza scomodare x1, 2, meno b più o meno radice, no? Siamo riusciti a trovare le soluzioni, ma il motivo è anche un altro di aver fatto tutta questa cosa, di poter riscrivere quel polinomio, che era meno 5 uguale 0, vabbè, in termini di questa equazione, come adesso? X, vi ricordate come può essere descritto? X meno la prima soluzione, quindi lo scrivo qua a fianco in generale, x meno la seconda, quindi che posso scrivere? X meno 5 che moltiplica x meno meno 1 quando farà? Più 1. Ok? Facciamo un altro esempio, proviamo a fare quest'altro esercizio. Noi sappiamo che qui c'è meno la somma e qui c'è il prodotto, se qua è 1, perché se non è 1 non è così, va un po' riaggiustato. Quindi se meno la somma è 4, la somma che sarà? Meno 4. Il prodotto quant'è? Meno 21. Partiamo dal prodotto perché è sempre più semplice. Il prodotto di due numeri interi che dà 21. Allora, 21 e 1. Ci siete? Vabbè, poi possono, anzi, facciamo una cosa, meno 21 è 1 o 21 è meno 1. Poi 7 e 3, però deve essere tipo o meno 7 è 3 o 7 è meno 3. Oh, perché qui c'è sempre meno la somma. Oh, vedete nella cosa di prima? Vedi? X quadro meno la somma delle soluzioni per x più p, ok? Quindi, e abbiamo finito, perché poi dovrei riscrivere, no, 1 e 21, insomma, scambiati e non cambia nulla. Quindi, i quattro blocchi che possono essere questi, ma vediamo la somma. La somma di questi due quant'è? Meno 21 più 1 fa meno 20, quindi no. Perché la somma che deve essere? Meno 4. Quest'altro 21 meno 1, quando fa la somma? 19. E quindi neanche va bene, non vi pare?
Meno 7 più 3, quant'è la somma? Meno 4. Questa sì che va bene. Vedete l'ultima? 7 meno 3 fa 4, ma la somma deve essere meno 4. Quindi chi sono i miei numeri? Quindi x1 uguale meno 7, x2 uguale più 3. Ah, 20, scusate. Ok, 20, 20. Quindi meno 7 è 3. Come possiamo riscrivere l'equazione iniziale? X meno la prima soluzione, ma meno 7, quindi x meno meno 7 più 7 per x meno l'altra soluzione, ovvero meno 3. Ok, quindi x meno l'altra soluzione uguale 0. Va bene? E questa, come detto, è di fatti una fattorizzazione, no? Perché abbiamo preso quel trinomio. Ma qui voglio specificare una cosa che ho detto all'inizio della lezione. Noi avremmo anche potuto avere questa roba qua, cioè x quadro più 4x, che era meno 21, meno 21, non come equazione, come espressione, diciamo, di secondo grado. I ragionamenti che abbiamo fatto, è chiaro che valgono lo stesso, però quando parliamo delle soluzioni avremmo dovuto dire le soluzioni dell'equazione associata, perché questa non è un'equazione così, capite? Come dire, dato questo trinomio di secondo grado, posso scrivere l'equazione associata, perché questa c'è x1, x2, qua che c'ha delle soluzioni, sta roba qui? No, non è un'equazione, capite? Però questo, diciamo, ragionamento si può tranquillamente, appunto, diciamo, utilizzare anche in questo caso. Facciamone un altro, giusto per esempio. Allora, adesso, proprio alla luce di quello che dicevo prima, prendiamo non un'equazione di secondo grado, ma un'espressione di secondo grado, ok? Quindi questo è un polinomio di secondo grado. Ci siete? Che ovviamente ha una corrispondente equazione di secondo grado, perché poi l'equazione ha le soluzioni x1, x2. Cioè, non esiste che un polinomio, non un'equazione, abbia delle soluzioni. Soluzioni di che? Noi parliamo di soluzioni solo con le equazioni. Però, preso quel polinomio, la sua equazione associata è quella dove uno ci mette uguale a 0. No, il ragionamento è esattamente quello che abbiamo fatto finora. Questo che vedo qui, che cos'è? Il coefficiente della x è meno la somma delle soluzioni dell'equazione associata. Questo meno 4 che cos'è? È il prodotto delle soluzioni dell'equazione associata. Quindi S è uguale a quanto? Se meno S è 3, e P uguale meno 4. Ma quali numeri ci danno, numeri interi, ci danno come prodotto 4, poi vediamo con il segno? Io direi 4 e 1. Però prodotto meno 4 ce lo dà o meno 4 e 1 o 4 e meno 1. Siete d'accordo? Oppure? Esatto, 2 e 2. Chiaramente, meno 2 e 2, vabbè, qua senza che me li fate scambiare, perché tanto è la stessa cosa. Capito? Cioè che mo scrivo 2 e meno 2, sempre quelli sono. E basta, perché qua già li ho contemplati. Mo vediamo il primo. La somma quant'è di meno 4 più 1? È meno 3. La somma a noi deve essere, quindi, questo non va bene. La somma di questi, 4 e meno 1, è 3, meno 4 sempre. Quindi questa va bene. La somma di meno 2 e 2, quanto fa? 0. Ah, buone, numeri in libertà proprio. Ok. E quindi, qual è la coppia che andiamo a prendere? 4 e meno 1. Va bene? Quindi, come possiamo riscrivere quel polinomio? Con x meno la prima soluzione dell'equazione associata per x meno meno 1, quindi x più 1. Oh, sia chiaro, se noi ci andassimo a rifare i quattro prodotti, che ci verrebbe? X quadro meno 3x meno 4.